La Santa Pasqua non ferma il campionato di promozione. Nel giorno della vigilia il Teramo è ospite del Morro d'Oro, che vuole aggrapparsi alla salvezza diretta. Motivazioni dunque differenti tra le due compagini, con il Teramo che ha poco altro da chiedere a questo campionato, se non la messa a punto di alcuni dettagli in vista dell'eccellenza. Pomante e Natali devono fare rispettivamente a meno di Censori e Loris Rastelli, quest'ultimo fermato dal giudice sportivo. Ai due si aggiunge Cristian Cangemi per un lieve problema muscolare. Fischia Saverio Di Vito di Avezzano. Il Morro d'Oro entra in campo più deciso, il Teramo è spento e non riesce a creare. All'ottavo combinazione in Baie Sarre, quest'ultimo con un tocco al volo di punta beffa Spinozzi per l'1-0 Morrese. Due minuti più tardi in Baie prova da lontanissimo, ma non trova lo specchio. La reazione del Teramo non c'è ed è affidata a qualche conclusione dalla distanza, prima con Sputore e poi con D'Egidio, palla alta. Al 28esimo il diagonale di Palumbo è di facile lettura per Spinelli. Sul ribaltamento di fronte Palandrani conduce fino al limite, allarga per la corsa di Tine Mori, sterzata e palla in buca d'angolo. Il primo tempo termina senza altri acuti e con le immagini di Manuel Centurame passiamo alla ripresa. Pomante cambia, restano negli spogliatoi Petrarullo e Milozzi, dentro Covalonox e Di Gramellà. Così il Teramo la riacciuffa in 10 minuti. Sugli sviluppi di un corner Cozzi mette in porta il pallone del 2-1. Il Morro d'Oro perde la sicurezza mostrata nella prima frazione. Tine Mori interviene con un braccio su un tentativo di cross di Gramellà. Per Di Vito non ci sono dubbi. Dal dischetto si presenta proprio l'ex Alba Adriatica, che incrocia forte e ristabilisce la parità. Terza rete stagionale per lui. Entrambe sembrano comunque accontentarsi del pari. Da segnalare al 21esimo la punizione di Cosmo Palumbo, che si perde sul fondo, e dopo una mezz'ora il tentativo dal limite di Sputore, che dà solo l'illusione del gol. I biancorossi di casa provano a spingere nel finale, ma tutte le emozioni sono concentrate nell'azione personale di Cicchetti, che salta un paio di avversari e conclude. Spinozzi salva i suoi. Dopo due minuti di recupero il signor Di Vito manda tutti negli spogliatoi. Il Morro d'Oro è aritmeticamente salvo. Un 2-2 che sul piano sportivo dunque accontenta entrambe, ma lascia una scia di polemiche e tensione dopo il triplice fischio. Sì, un traguardo veramente, era un sogno. Quando sono arrivato ho detto: ragazzi, abbiamo un sogno da raggiungere, ma è un grande sogno, perché eravamo ultimi con 6 punti in classifica, proprio ultimi secchi, quindi è stata veramente una cosa eccezionale, forse una delle mie più belle salvezze dopo quella di Tossicia. Questa è stata eccezionale, perché poi il giorno di ritorno abbiamo perso una partita sola e quindi veramente abbiamo sofferto tanto, abbiamo rifatto un'altra partita col Pianella che ce l'hanno fatta rifare, incredibile, per un errore arbitrale, l'abbiamo rivinta, siamo stati un mese ad aspettare loro e l'abbiamo vinta e siamo ripartiti proprio da lì, quindi potete capire l'emozione, la festa di una salvezza isperata. Noi cercavamo magari play-out quando sono arrivato, invece l'abbiamo chiusa con 2 giornate d'anticipo. Sì, un grande primo tempo, 2-0 secco, fatto bene, la squadra ha giocato bene. Poi il secondo c'è stato quell'infortunio, quel gollonzolo lì. Tra l'altro c'era un segnalino, un fuorigioco che ce l'aveva dato a noi, invece l'ha cambiato il segnaline. Oggi non era molto attento e gli ha permesso di fare questo cross, questo corner, che c'è stato questo autogol che ha riaperto la partita. E poi quell'altra sfortuna del cross di Gramellà sulla mano di Tine Mori, ci siamo ritrovati incredibilmente, una partita dominata dove abbiamo giocato solo noi, 2-0 era e poi abbiamo sofferto, perché poi il Teramo, quando inizia a giocare, è insomma un'ottima squadra. Ma significa, io non ci volevo arrivare, a dirti la verità, a questa partita proprio contro la mia Teramo, a dover lottare col coltello tra i denti, perché noi anche le partite precedenti ci siamo presentati 7, 8, 9 volte davanti alla porta per chiudere il campionato. A Pescara abbiamo sbagliato tanti gol, quindi oggi l'avremmo chiusa già domenica scorsa e quindi col Teramo non ci sarebbe stata tutta questa tensione. Per me, io intanto devo dire contentissimo della vittoria del campionato del Teramo, e questo non ci piove, e poi è venuta oggi così anche davanti a voi. Penso che abbiamo mostrato anche un bel gioco, un bel calcio, perché la squadra ha veramente giocato, ha interpretato la partita veramente bene. E niente, dopo si è avvicinato Pomante, che non so, vabbè, qualcosa mi ha stuzzicato un po', chiaramente ho dovuto un po' rispondere, poi comunque sono cose di calcio e lasciamo così, comunque non fa niente, poi c'è questa salvezza che per me è uno spettacolo. Io purtroppo preferisco parlare di quello che è successo in campo, quello che è successo alla fine, non ci voglio pensare, chi mi conosce bene sa come sono, quindi
mi dispiace per come è andata la partita e ci tenevo a vincere, a dire la verità. Solo che il primo tempo non siamo scesi in campo, nel secondo tempo abbiamo fatto il Teramo, forse un po' più cattivi, la potevamo ribaltare, però pazienza, pazienza, adesso l'obiettivo nostro è prepararci al meglio per questo finale di campionato, che per noi l'obiettivo principale adesso, quello che ci rimane, è quello di vincere la Coppa. È il classico calo di tensione che noi abbiamo da inizio dell'anno, è solo questa è la prima volta che ci è capitata dall'inizio. C'è anche da dire che però il primo tempo abbiamo avuto delle occasioni per fare gol, loro con le uniche due occasioni che hanno avuto ci hanno fatto gol, però ci stanno, lo dobbiamo fare. Io e i ragazzi loro lo sanno come la penso, non lo devo dire qua davanti alle telecamere, loro sanno, mi conoscono. Non mi piace, non questo atteggiamento, però questi cali di concentrazione, perché noi non ce lo meritiamo, non ci meritiamo di sporcare questo ottimo campionato che abbiamo fatto, però io e i ragazzi non posso rimproverare nulla perché sono stati encomiabili e li ringrazio sempre. Mi hanno fatto vincere un grosso campionato e quindi posso solo che ringraziare. Adesso l'obiettivo mio e dello staff è quello di preparare al meglio i ragazzi per portare a casa il trofeo Mancini. Sì, ho capito, però ma le motivazioni nostre, noi siamo a Teramo, l'obiettivo nostro è quello di vincere tutte le partite. È vero che il Moro d'Oro ci mancherebbe, ha fatto la partita della vita, ma come giusto che sia, faccio i complimenti alla società del Moro d'Oro che ha raggiunto il risultato della salvezza, però noi oggi avevamo la possibilità di batterli, perché nel secondo tempo abbiamo fatto un grossimo tempo. Il primo tempo non lo voglio contare perché il primo tempo non siamo scesi in campo, anche se abbiamo avuto delle occasioni per fare gol, però il primo tempo il Moro d'Oro ha meritato il doppio vantaggio, poi noi siamo stati bravi subito a ribaltare subito la partita, poi dobbiamo essere secondo me un po' più cattivi negli ultimi 10 minuti nel fare il terzo gol, però è andata così, complimenti al Moro d'Oro, dispiace per il risultato, però ci può stare. Sì, ho provato a cambiare qualcosina, non tanto per Milozzi e per Pedarulo, volevo cambiare qualcosa, volevo dare pure una scossa, è un cambio di modulo, era un modulo un po' più offensivo, aveva dato i suoi frutti, forse noi dopo sul 2-2 ci siamo un po' appagati, invece di cercare ancora di andare in avanti, cercare ancora di trovare la vittoria, però non l'abbiamo fatto, dispiace però. Nulla toglie la bravura dei miei ragazzi per quello che hanno fatto in passato. Sì, diciamo che a differenza del 3-4-3 c'erano quattro stabili lì davanti, che erano i Cremellà, D'Egidio, Palumbo e Nikita, ma più che altro ci ha aiutato molto anche la fisicità di Nikita, che è un giocatore da quel punto di vista importante per questa categoria, ci ha fatto salire, però poi noi, ripeto, dovevamo essere un po' più cattivi perché noi dopo il 2-2-2 siamo rilassati, invece dovevamo continuare ad andare in avanti perché ci stavano le possibilità per fare 3-2.